Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove oggi andiamo a vedere come trattare questo serbatoio ruggine con della tancherite. Quindi mettetevi comodi e aprite bene le orecchie. Questo problema della ruggine nel serbatoio è un problema che accomuna noi appassionati di moped, perché appunto questi motorini avendo 30, 40, 50, 60, 70 anni, ovviamente al loro interno i serbatoi presentano spesso della ruggine, come questo serbatoio qui in mano del Piaggio Bravo che presenta della ruggine al suo interno. Quindi oggi vi faccio vedere come trattarlo con la tancherite, in modo che faremo un trattamento appunto con questa tancherite che durerà a vita. Come potete vedere, infatti, nel serbatoio è presente della ruggine, ma più in fondo, dove non riesco a inquadrare con la telecamera, vedete in quell'angolino lì c'è parecchia ruggine. Infatti nella parte bassa, dove non riesco ad inquadrare al suo interno, è presente tantissima ruggine, quindi questo serbatoio va bonificato. E quindi ora vi faccio vedere tutti i componenti che servono per fare questo lavoro che si fa in una giornata. Allora, ci dobbiamo procurare ovviamente il prodotto della tancherite. Questo è un kit che potete trovare sia sul loro sito della tancherite, sia su eBay, sia su Amazon. Questo è il kit piccolo dal valore di 35 euro e ci danno dell'acido, lo smalto tancherite e il catalizzatore. Poi ci vuole una serie di tappi, una bilancia di precisione, del diluente nitro antinebbia, alcol puro e anche dei barattolini per pesare i vari composti. E ovviamente il serbatoio da trattare. E come al solito trovate in descrizione tutte le cose che ho usato nel video. All'interno del prodotto tancherite trovate anche questo foglio illustrativo, appunto, dove viene spiegato fase dopo fase tutto il procedimento. Comunque, se andate sul loro sito della tancherite, ci sono anche le spiegazioni lì che potete scaricare in PDF, vi lascio anche quello in descrizione. Quindi partiamo con la prima fase. Come potete vedere è spiegato in maniera molto dettagliata. Ad esempio, la prima fase è la preparazione, cosa che noi abbiamo già fatto. Bisogna rimuovere i rubinetti benzina, tappare tutti i fori e proteggere il tappo carburante con una guaina. Ovviamente questo l'abbiamo già fatto perché il nostro serbatoio ovviamente è già stato smontato dei vari rubinetti e tappi. Quindi possiamo passare direttamente alla fase 2 dello sgrassaggio. Procedere ripetutamente con un lavaggio sgrassante utilizzando diluente nitro, acetone o prodotti dal forte potere sgrassante e poi scolare. Quindi ora andiamo a mettere il diluente nitro all'interno del serbatoio e, consiglio mio, io metto anche delle ranelle, viti, dadi, appunto per aiutare il diluente a togliere la ruggine. Quindi come primo passaggio troviamo un tappo da mettere qua sul rubinetto benzina e dopo dal tappo di immissione andremo a mettere il nostro diluente carico di viti e ranelle. Questo è un litro, il serbatoio è 3 litri, quindi io verso tutto il diluente. Ok, diluente versato, adesso aggiungiamo dei dadi e delle ranelle. Ok, ora buttiamo dei dadi al suo interno e anche un po' di viti. Mi raccomando, contiamole così almeno sappiamo quante ne abbiamo messe e quante ne toglieremo. Mettiamo il tappo. Ed ora passiamo allo shakeramento. Few moments later. Va bene ragazzi, dopo averlo agitato per parecchio tempo, adesso andiamo a togliere il tappo e in un recipiente graduato trasparente andiamo a buttare tutto il diluente e vediamo come esce. Guardate che bel colore, color ruggine. Perfetto. Guardate che bella colorazione. Questa è tutta la ruggine. Adesso andiamo anche a rimuovere i dadi e le ranelle. Ovviamente vi potete anche aiutare con una calamita. Va bene ragazzi, ora che abbiamo rimosso tutta la viteria che avevamo messo, guardate cosa è uscito. Guardate quanta ruggine è già uscita solo con il primo passaggio.
Adesso ripuliamo tutto perché dobbiamo fare il secondo passaggio, ovvero mettere il vero e proprio acido. Prossimo passaggio, ragazzi, è mettere questo acido scioglieruggine della frama appunto nel serbatoio. Questo è mezzo litro, quindi lo versiamo tutto perché questo è un serbatoio da 3 litri. Cosa molto importante, questo è da lasciare per alcune ore e di tanto in tanto noi dobbiamo agitare il serbatoio. Quindi più tempo lo lasciamo dentro nel serbatoio, più andrà a eliminare la ruggine. Perfetto, ora io lo lascio in questa posizione appunto perché la ruggine si trova tutta sulla parte inferiore, quindi lo lasciamo così per una mezz'oretta, poi gli diamo un'altra agitata, poi lo rimettiamo in questa posizione, possiamo sempre cambiarli anche di posizione. Bene ragazzi, sono passate alcune ore, adesso andiamo a togliere tutto l'acido e dopo andiamo a risciacquare il serbatoio. Prendiamo sempre il nostro becher trasparente e andiamo a svuotare tutto l'acido e vediamo cosa esce. Ok ragazzi, questo è l'acido che è uscito, guardate che colore è diventato, color ruggine, ma andiamo a guardare dentro nel serbatoio se si vede qualcosa. Allora, come possiamo vedere rispetto a prima è già cambiata la situazione. Non riesco bene a mettere a fuoco con la telecamera, ma guardate, l'acido che vedevamo prima qua in superficie non c'è più e adesso vado a controllare anche in fondo al serbatoio. A questo punto possiamo sciacquare il serbatoio con acqua corrente per togliere le ultime parti di acido, dopodiché andremo a fare un lavaggio con alcol appunto per rimuovere tutta l'acqua ed asciugarlo con il compressore. Ovviamente l'alcol lo usiamo perché ha un forte potere igroscopico e quindi rimuove tutti i residui d'acqua presenti nel serbatoio. Ora una bella asciugata con l'aria compressa. Dopodiché, quando asciugato bene, facciamo un bel lavaggio con alcol etilico per andare a rimuovere completamente tutte le goccioline d'acqua rimaste al suo interno. Ora tappiamo e agitiamo nuovamente. Bene, ora che il serbatoio è perfettamente asciutto, possiamo cominciare a preparare la tancherite. Si prende una bilancia di precisione. Allora, tancherite che si prepara come? Abbiamo una parte di smalto e una parte di catalizzatore. Queste sono da diluire 1 a 4, ovvero per 4 parti di smalto bisogna usare una parte di catalizzatore. Oppure, vista magari più semplicemente, per 100 grammi di smalto dobbiamo usare 25 grammi di catalizzatore, quindi per questo ci serve una bilancia di precisione, così andiamo a pesare il composto. Dopodiché uniremo il tutto, mescoleremo e inizieremo il vero e proprio trattamento. Prenderemo una serie di bicchierini per appunto versare il prodotto e lo mettiamo sulla bilancia. Ad esempio questo pesa 9 grammi, azzeriamo e cominciamo a versare 100 grammi di prodotto. Guardate che colorino. Allora, io direi versiamo 100 grammi. Come dura. Ok, così sono circa 100 grammi. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 200 grammi. È molto solida comunque. Alla fine mi sa che la useremo tutta. Perfetto, siamo a 200 grammi. Praticamente l'abbiamo usata quasi tutta. Perfetto, abbiamo azzerato la bilancia ed ora versiamo 50 grammi. Ovviamente bisogna agitare benissimo il catalizzatore prima di versarlo. E versiamo i nostri 100 grammi. Cioè, scusate, 50 grammi. Ok, perfetto. E anche questo ho usato quasi tutto. Ora mescoliamo il tutto. Una volta mescolato bene, dovrebbe essere abbastanza fluido e possiamo cominciare a versarlo nel serbatoio. E andiamo a versarlo nel serbatoio. Ora chiudiamo questo buco e facciamo girare tutto il serbatoio. Ora dobbiamo farlo girare più o meno in tutte le posizioni per 4-5 minuti e dopodiché apriremo i tappi per togliere la resina in eccesso.
Una volta girato tutto, tiriamo via i tappi e facciamo scolare il prodotto in eccesso, anche se secondo me di prodotto in eccesso ce ne sarà veramente poco. Serbatoio scolato tutto, ora è qui in posizione verticale per far cadere le ultime gocce. Mi raccomando ragazzi, prima di mettere la benzina è opportuno farlo asciugare per 72 ore. Quindi noi adesso aspettiamo 72 ore per vedere il risultato finale. Eccoci qui ragazzi, sono passati circa 3 giorni e adesso vi faccio vedere come è venuto il serbatoio. Eccolo qua, il nostro serbatoio completamente asciugato. Vedete anche la tancherite che è colata, come è diventata dura, praticamente è cemento. Comunque, ecco qua il serbatoio, adesso magari con una pila facciamo luce così vi faccio vedere bene. Vedete com'è dentro ragazzi, com'è diventato perfetto. Qui praticamente la ruggine non si farà più. Anche in fondo adesso non riesco a filmare, però vedete che è tutto completamente rosso. Di modo che siamo a posto per sempre. Questo non si rovinerà più e non abbiamo più il problema della ruggine. Quindi ragazzi, avete visto quanto è facile fare un trattamento con la tancherite al serbatoio? Basta stare attenti solo ad alcuni passaggi. E come al solito io vi lascio in descrizione tutti i prodotti che ho usato per fare questo trattamento. Li trovate sia su eBay sia su Amazon. Ora noi siamo pronti per montare questo serbatoio sul nostro Piaggio Bravo da Monferraglia. Quindi ragazzi, se non avete capito qualche passaggio, scrivetelo pure nei commenti che sarò lieto di rispondervi. E mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo settimana prossima sempre con un nuovo video. Ciao!